Oh, buonasera, vediamo se siamo in diretta, se ce l'abbiamo fatta a collegarci a questa diretta. Mamma mia, un attimino che controlliamo. Francesca, intanto Se ce l'hai fatta, sì, ci sei in un diretta, attimino perfetto. che poi ti presento, solo verifico se siamo in Sì, diretta perché ci sei, mi è arrivata la notifica su Facebook, ci siamo. oggi ci siamo. Sì. Benissimo, allora benvenuti tutti a questa diretta un po' sofferta. Scusatemi, ma eravamo, quando si tratta di tecnologia, non sempre va come noi vorremmo e bisogna sapere anche arrangiarsi in questo caso. Quindi con Francesca abbiamo provato almeno 3 canali diversi e quindi alla fine ce l'abbiamo fatta. Vedi, quando la volontà c'è, si riesce a fare tutto. Quindi benvenuti a questa nuova diretta qui sulla pagina Viso Informa. Vicino a me c'è, ormai la conosciamo già, la dottoressa Francesca Romana Nardelli. Ciao, buonasera, spero si senta bene. Buonasera. Ciao E Francesca. Petra, sei stata bravissima a risolvere tutte le problematiche e sono contentissima di essere qui stasera con voi. Quindi, bene, bene, una nuova puntata in cui parleremo di salute e di come evitare di crearsi dei problemi quando non li abbiamo, possibilmente. Quindi sarà interessante. Esatto, perché ho voluto fare questa diretta oggi con la dottoressa Francesca Romana Nardelli? Beh, sapete ormai che io insegno yoga facciale, ginnastica per il viso, quindi insegno esercizi come tonificare diverse parti del viso in modo naturale e con l'uso semplicemente delle mani, quindi senza avvalersi di altri strumenti o attrezzi e così via. Cosa mi succede molto spesso? Che chi mi segue o anche i miei allievi mi chiedono suggerimento perché magari hanno visto qualche pubblicità su internet di qualche aggeggio strano, diciamo, da inserire nella bocca che promette di tonificare la muscolatura. E alcuni attrezzi li ho comprati anch'io per curiosità, principalmente giapponesi, perché in Giappone sono un po' pazzi e molto futuristici e si inventano davvero delle cose strane e quindi qualche attrezzino così per curiosità l'ho comprato anch'io, però ultimamente vedo soprattutto pubblicizzare invece come un cubo, un quadrato di gomma o non so esattamente di che materiale è, che va inserito qui nella bocca, soprattutto davanti, cioè preso come se fosse ad esempio una mela, quindi preso tra i denti. E questo bisogna poi comprimere, stringere, fare pressione e questo, diciamo, grazie a questo movimento, si andrebbe a tonificare sia il collo e il massetere e quindi anche definire l'ovale del viso. Il mio dubbio è, visto che io comunque, tratto sì di esercizi di yoga facciale, ma senza l'ausilio di nessun attrezzo, quindi prima di dire alle persone sì, puoi usare anche quello o no, secondo me è sempre meglio consultare prima un esperto perché appunto parliamo sempre del cavo orale, della bocca, dei denti, quindi prima di rovinarci e magari pensare di fare bene, è sempre meglio consultare un esperto. E quindi stasera ho voluto ospitare Francesca proprio per questo motivo, visto che parliamo di denti, di bocca, di masticazione. E volevo sapere, Francesca, una tua opinione di questo attrezzo. Cosa ne pensi? Può essere utile? Può essere dannoso? Magari noi spendiamo quei soldi per comprare l'attrezzo e poi dobbiamo investire altri soldi magari per rimetterci a posto la bocca. Quindi lascia a te la parola per dirci cosa ne pensi di questo attrezzo che praticamente non ho... È una sorta, da quello che ho visto, Immagina che perché... questo è a metà. Sì, molto consistente. È come una sorta Esatto. di masticone, come una sorta di bite, però molto consistente, fatto come un Immagina, ecco cubetto proprio. questo, hai presente il Big Bubble? Ecco, Un un grosso Big Big Bubble Bubble, sì. molto molto grande, esatto. È molto consistente perché da quello che ho potuto vedere ho fatto una piccola ricerchina perché quando l'altro giorno appunto mi ha inviato un link incuriosita sono andata subito a vedere ed effettivamente è un materiale poco elastico, è molto consistente e questo che cosa comporta? Ecco, la prima preoccupazione e la prima, diciamo, associazione di idee è stata attenzione, attenzione perché un ipertono, una forte masticazione continuativa
prolungata con un materiale così consistente può sicuramente provocare dei danni. Questa è stata la prima associazione di idee, però sono andata comunque ad approfondire un po' l'argomento proprio per essere sicura di quello che dicevo. Quindi sicuramente questo materiale qui, da come viene da come viene proposto, serve proprio per, come dicevi giustamente tu, portare ad una maggiore tonificazione dei muscoli masseteri. Ora molto velocemente vi vorrei spiegare a che cosa servono i muscoli masseteri. Intanto consideriamo che sono dei muscoli fortissimi, sono i muscoli più forti che abbiamo nella zona della testa e del cranio. Quindi già questo ci fa capire che se li facciamo lavorare troppo, non è detto che possa essere una cosa positiva. I muscoli masseteri voi dovete immaginarli come delle lamine quadrangolari che, ecco, bravissima, perfetto, che partono dallo zigomo, dalla parte anteriore dello zigomo, e vanno ad unirsi, ad attaccarsi proprio, ad inserirsi nell'angolo della mandibola, quindi qui come vi fa vedere appunto Petra. Quindi sono dei muscoli molto grossi, molto potenti, che servono per sollevare la mandibola e anche per guidare tutti quelli che sono i movimenti di lateralità, di spostamento della mandibola. Sono dei muscoli che sono in grado di, quando schiacciamo forte, mastichiamo forte, di applicare nella zona dei molari anche 80 kg per centimetro quadrato, e si può arrivare fino a 100-150. Quindi rendetevi conto un attimo se voi poteste applicare questa forza così consistente. Quindi vi rendete conto che sono dei muscoli fortissimi e che per lavorare nel modo corretto devono anche riposarsi. Quindi un ipertono, un lavoro troppo forte, troppo energico e prolungato e soprattutto non naturale di questa muscolatura sicuramente comporterà il fatto che questi muscoli, come tutti i muscoli che noi facciamo lavorare, come ci insegna Petra, se noi li facciamo lavorare e li manteniamo tonici, diventano più consistenti. Ma il massetere, proprio per queste sue caratteristiche strutturali, tenderà a diventare molto molto espessivo. E devo dire, Petra, che quelle immagini che ho trovato sul link che mi hai mandato erano abbastanza inquietanti, perché si vedevano anche queste donne con questi masseteri pazzeschi. Ora, il fatto di avere questa muscolatura così consistente, così molto tonica, porta al fatto che il muscolo sì si spessisce, ma soprattutto diventa anche ipertrofico, cioè che cosa vuol dire? Che tende a gonfiarsi. Ora, quando questo muscolo, all'interno del quale passano delle strutture, che possono essere delle strutture nervose, dei nervi, passano all'interno, come possono essere ad esempio il dotto escretore della ghiandola parotide, di cui abbiamo parlato insieme in più di una diretta, quindi quando abbiamo parlato della funzione della saliva e dell'importanza che ha appunto il fatto di poter avere una buona salivazione, ecco, considerate che quando questi muscoli diventano troppo tonici, tendono a comprimere tra le loro fasce muscolari il dotto escretore della ghiandola parotide, che è una ghiandolona che si trova qui al davanti delle orecchie e che ha proprio un tubicino che passa dentro a queste fasce muscolari. Quindi viene compresso, e immaginate un po' che cosa può esserci se da un tubo fuoriesce, in questo caso la saliva, fuoriesce un liquido e noi lo andiamo a strozzare con queste fibre muscolari troppo toniche. Ecco che ci può essere per esempio un ristagno di saliva, ci può avere ad esempio una infezione, si possono formare delle infezioni proprio date dal ristagno di saliva, si possono creare dei calcoli salivari. Quindi Petra, effettivamente si possono avere, e ho trovato veramente in letteratura, tante tante problematiche che possono essere generate da un utilizzo così non corretto di questo tipo di apparecchiature. Però il mio dubbio è, siccome questo attrezzo non va messo proprio tra i denti, gli incisivi, ma qua davanti, devi applicare ancora più forza. Devi applicare ancora più forza. Ma non è che chi ha una chiusura che non ha, chi non ha una chiusura ottimale, non è che va a rovinarsi anche i denti. Ad esempio, io certo ci sono leggermente sporgenti più fuori, non è che chi ad esempio una chiusura così.
Certo, ci sono tante problematiche. Allora, chi ha i denti inclinati sicuramente, voi dovete immaginare che tutto ciò che non è naturale e che sono degli sforzi che noi applichiamo alla muscolatura possono, come giustamente dici tu, anche spostare, come se fosse un'ortodonzia al contrario, quindi possiamo spostare i denti. Pensate ad un paziente, per esempio, che ha malattia parodontale e che, come forse una volta abbiamo anche fatto una diretta con te dove abbiamo parlato della malattia parodontale, dove ci guardavamo allo specchio tutti quanti, ed è stato molto interessante, e abbiamo messo in evidenza il fatto che chi ha malattia parodontale generalmente non lo sa, non se ne accorge, proprio perché manca la componente dolore. Quindi pensate ad un paziente, ad una paziente o un paziente che ha i denti che leggermente si muovono, magari non se ne è ancora accorto bene, e comincia ad applicare queste forze e a far sostenere a dei denti che magari hanno poco osso delle forze così energiche. È il disastro, vi posso assicurare, perché i denti si sposteranno, perché potrà insorgere dolore, perché la malattia parodontale potrà avere anche una maggiore velocizzazione, proprio perché i denti sono sottoposti a delle forze che non vanno nella direzione corretta. Quindi sì, direi che sicuramente bisogna fare molta molta attenzione, e io personalmente, da quello che ho potuto vedere e dalla bibliografia che ho trovato, sconsiglio assolutamente di utilizzare un apparecchio perlomeno come quello. Sì, anche perché, vediamo se ho un'immagine, ecco, guarda qua, sì. Non so se si vede, questo, sì. Questo è l'attrezzo, diciamo, così ci dice appunto di metterlo tra i denti, più che altro, sì, il fatto che ho letto anche tra le istruzioni come usarlo, lì c'è scritto tra l'altro di inserirlo nell'acqua calda prima, in modo da dare il morso affinché si modelli, diciamo un po' come si fa con gli apparecchi o... E quello ancora con i bite. Perché ho... Sì, col bite, perché ho letto che se non prendi bene lo stampo, diciamo l'impronta, poi non puoi rimodellarlo, e di nuovo secondo me c'è un altro rischio quando vai... No, sì, sono queste cose un po' fai da te che sono pericolosissime, anche perché considera che i materiali termosensibili come quelli lì, come queste gomme, devi metterle comunque a 100 gradi, 90 gradi, 100 gradi, quindi prova a mettertele in bocca. Io ho provato una volta, sì, sembra facile così, devi metterle in bocca, devi dargli la forma, e giustamente come dici tu, se gliela dai, se i denti riesci a chiuderli nel modo corretto, ok, ma sfido chiunque a chiuderli nel modo corretto avendo una palla così consistente tra i denti. Inevitabilmente il morso sarà non quello ideale, perché noi riusciamo a mordere correttamente nel momento in cui deglutiamo. Esatto. E quindi non lo puoi fare con quella palla in bocca. Quindi sì, direi che questa cosa bisogna farci molta molta attenzione, e sicuramente io esorto sempre a parlarne giustamente o con Petra, che è la vostra istruttrice di yoga facciale, e quindi sicuramente già vi sa dare delle indicazioni e vi sa mettere appunto sul chi va là, e poi parlarne con il vostro dentista di fiducia, di riferimento, che potrà anche appunto, come ho fatto io, istruendosi e andando a fare una piccola ricerca, rendersi conto un po' di quelli che sono i materiali, se possono essere utili o se potessero essere, come in questo caso secondo me è, essere dannosi. D'altro canto, su internet noi oggi troviamo veramente di tutto, e quindi ci sono anche tante esortazioni al fai da te, no? Quindi c'è lo sbiancamento fai da te, l'otturazione fai da te, c'è tutto fai da te, l'ortodonzia fai da te. Ragazzi, si vedono delle cose che mi vengono i brividi sulla schiena. No, io dico, perché andare intanto a spendere soldi per queste cose inutili quando possiamo appunto benissimo fare senza alcun attrezzo ginnastica? Ma poi appunto, se vogliamo rafforzare il massetere, basta masticare, come abbiamo già visto in una puntata sempre insieme a te, che ci hai consigliato quante volte dovremmo masticare ogni morso. Allora, in teoria sarebbe 45 volte, ecco. Da 35 a 45, però si può fare, e l'avevamo anche fatto insieme, avevamo proprio ipotizzato di mordere qualcosa e di masticare bene. Perché c'era questo valore? Perché questo valore ci consente di triturare molto bene il cibo, di farlo avvolgere bene dalla saliva, che contiene, se vi ricordate, degli enzimi che servono per cominciare a degradare e a suddividere
le varie molecole con cui entriamo appunto in contatto, e quindi comincia a eliminare con alcuni enzimi, con alcune sostanze che si trovano disciolte nella saliva, eliminiamo gli zuccheri, li degradiamo, li facciamo diventare più piccoli, più digeribili, gli amidi. È tutta una serie di sostanze che in questo modo possono essere digerite ed assorbite in modo molto molto migliore, e quindi ovviamente non assolutamente fare il fast food dove trangugiamo cibo e dove per la digestione occorrono 10 ore e non 2 come di consueto, proprio perché gli alimenti non vengono digeriti, non vengono degradati, e quindi noi non riusciamo nemmeno ad assorbire quelle che sono le sostanze nutritive che invece ci servono. Certo, quindi se già prestiamo attenzione a masticare un po' di più, già quello è un modo di fare ginnastica e sicuramente andiamo a lavorare sul massetere. Certo, e poi mangiare cose consistenti, cioè non mangiare i cibi troppo elaborati che sono già, diciamo, premasticati, ma mangiare cibi consistenti che hanno la consistenza di un tempo, quindi far sì che possiamo mangiare bene. Esatto, la carota, fantastica! La carota, la crosta del pane. Ovviamente se il paziente non ha problematiche a livello di denti, non ci sono impianti o non ci sono protesi magari non che creano qualche problema. Però sicuramente cercare di mangiare bene, di mangiare cibi consistenti, di masticarli molto bene e cercarli proprio di fare quell'esercizio che facevamo quella volta, di contare fino a 35. E sarà incredibile rendersi conto di quanto poco mastichiamo. Io me lo sono... Vi ricordate, avevamo fatto proprio una scheda. Bella, sì. E io vi ho fatto vedere... Ma sarebbe carino anche rifarla, guarda, quella puntata, perché è stata molto interessante. Io vi avevo fatto vedere una scheda che avevo fatto, dove mi ero resa conto che io, che ci sto attenta, masticavo pochissimo. E quindi... E questo è un po' quello che succede. Siamo abituati a mangiare, soprattutto a mangiare cibi morbidi, quindi mastichiamo poco, deglutiamo velocemente... E quindi tutto questo non stimola nemmeno la produzione di saliva, né fa lavorare la nostra muscolatura nel modo corretto. Esatto. Allora, intanto guardo anche ogni tanto, guardo se c'è qualche commento. Domanda, certo. Oggi stasera c'è una nuova modalità, quindi non so esattamente come funziona. Quindi vedo... guardare, sei stata bravissima. Guardi, sì. Volevo dire anche un'altra cosa, che tornando al discorso dell'ipertono muscolare, quindi quello che poteva essere indotto e stimolato da quella specie di masticone consistente da mettere tra le arcate dentarie, considerate che quando c'è un ipertono muscolare, quindi quando i muscoli sono costantemente in tensione e sono troppo sviluppati, ecco che possiamo avere anche, proprio come vi dicevo, dei dolori a livello dell'articolazione, a livello dell'articolazione temporomandibolare, a livello del collo. Quindi c'è veramente tutta una serie di problematiche, posture sbagliate che a catena si possono riversare anche appunto lungo la schiena. Quindi attenzione, e questo tra l'altro lo abbiamo visto molte volte anche con i bambini, i ragazzi o comunque le persone che sono abituate a masticare il chewing gum, le gomme da masticare, e che le masticano per tante ore al giorno. Ecco, la nostra muscolatura non è fatta per lavorare così tanto, come del resto chi si mastica le unghie, chi si mangia le unghie, ha lo stesso problema, perché il muscolo è costantemente contratto, è costantemente proteso a lavorare in un modo non naturale. Quindi ci vuole, anche per i nostri muscoli del viso, ci vuole proprio un momento di rilassatezza, oppure una ginnastica corretta che possa bilanciare bene la muscolatura. Quindi anche il chewing gum, averlo tutto il giorno in bocca, non va bene. No, assolutamente. Anche perché è vero da una parte che ti può stimolare la salivazione, quindi per esempio quando ci sono i pazienti che hanno la sindrome di Sjögren, che sono soprattutto donne in età menopausa, nel periodo della menopausa, ecco che in quel caso talvolta il chewing gum può essere consigliato in alcuni momenti proprio per cercare di stimolare la salivazione. Ma una masticazione, ecco, costante ovviamente fa sì proprio che si abbia un ipertono dei muscoli masseteri, quindi si vedono questi pazienti a volte che hanno questi masseteri super sviluppati e proprio vedi che costantemente sono in contrazione. Ecco, questi hanno poi emicrania, dolori cervicali, come vi dicevo, perché il muscolo deve essere... anche. Esatto. Quindi anche difficoltà, per esempio, nell'apertura della bocca. Perché ricordiamoci che un muscolo troppo contratto
non ti consentirà di aprire bene la bocca perché c'è bisogno di un movimento di rilassatezza. Quindi i muscoli antagonisti devono potersi rilassare per poter spalancare la bocca. E questa cosa con i massetari così sviluppati non succede. Quindi guardate, bisogna veramente fare attenzione e bravissima Petra che hai messo in evidenza questa problematica che può essere piccola ma in realtà può generare una serie di problemi a catena molto consistenti. No, secondo me è importante proprio per questo la figura del professionista, lo specialista, perché purtroppo, ahimè, la pubblicità, marketing fa il loro lavoro, deve vendere prodotti, qualsiasi cosa, che si tratta di pelle, di creme o appunto per i denti. Quindi secondo me oggi è importante, abbiamo consultato te perché appunto si tratta di denti. Altre volte anch'io chiamo per quanto riguarda la pelle... lo specialista per la pelle o la cosmetologa, perché è giusto confrontarsi con chi ne sa di più. Non possiamo credere solo alla pubblicità, spendere soldi e poi rischiare appunto di avere qualche conseguenza e creare danni. Quindi esatto, e ricordiamoci appunto quello che dicevamo prima, poi, che su internet puoi trovare tutto e il contrario di tutto. Quindi è chiaro che se qualcuno ha bisogno di vendere un prodotto ti farà delle recensioni o ti troverà dei finti articoli che magari supportano la tesi che possa fare bene. Quindi poi gli dobbiamo accendere la testa, andare a cercare giustamente gli specialisti, confrontarci e renderci conto effettivamente se è la cosa giusta o può essere effettivamente, può creare tutta una serie di problemi. Questo crea una serie di problemi anche a distanza e penso anche che possa essere difficile poi risalire alla causa. Cioè immagino un paziente che magari fra 6 mesi, 1 anno comincia a avere appunto un ipertono muscolare troppo eccessivo e tutta una serie di problematiche, cefalea, dolori all'articolazione temporomandibolare, usura dei dischi articolari. Cioè guardate che c'è una serie di problematiche micidiali e andare a pensare che ho usato la pallina o il masticone è difficile. Penso che sia molto difficile, quindi trovare anche la causa può non essere così banale. E quindi sicuramente abbiamo visto poi che per il discorso della stimolazione della saliva, che è molto importante, gli esercizi che tu fai fare sono fantastici. E anche e quelli che producono saliva, sì. Esatto, perché fanno lavorare i muscoli, il muscolo massetario, ma li fanno lavorare in armonia, come ci spieghi sempre tu. Quindi non solo lavorano i muscoli massetari, ma lavorano tutti i muscoli che creano questa impalcatura del nostro viso e della muscolatura del viso. Sì, quindi... c'è Marta, scusami se ti interrompo, c'è Marta che chiede di cosa stiamo parlando. Ecco, questo è... lo trovate in questa forma oppure altri modelli? Ci sono diversi, ovviamente... produttori, diversi prezzi, e comunque stiamo parlando di questo attrezzo che va messo in bocca, è stretto, poi ci sono addirittura diversi livelli di intensità, quindi 1, 2, 3, quindi che cambia di durezza, quindi immagino se uno ha il massetere molto sviluppato va su quello più duro, quindi ancora più danni. Quindi attenzione, non comprate qualsiasi cosa che vendete, andate a informarvi prima. Anch'io cerco in qualche modo di aiutarvi appunto facendo queste dirette, se vedo qualcosa di strano oppure quando me lo chiedete, perché è importante capire a fondo a cosa serve la cosa, se può causare danni, se è davvero utile o meno. No, bisogna fare comunque un applauso appunto a chi ti segue e ti ha comunque fatto la domanda, perché si è posto il dubbio e quindi ci ha fatto poi attivare. Quindi sicuramente un applauso alla tua appunto seguace. Che è stata Ho avuto molto tre brava. Persone, addirittura 3 persone che mi hanno chiesto, Petra. Guarda che possiamo aggiungere, non potresti aggiungere questo attrezzo nei tuoi esercizi? Caspita. Allarme. Sì, allora ecco, l'importante quindi è che sia molto chiaro questo messaggio. Quindi questi masticoni che sono fatti in gomma con diverse consistenze possono appunto provocare dei danni, perché provocano un ipersviluppo. Faccio un breve riepilogo per l'amica o per chi si è collegato ultimamente. Quindi provocano un ipertono, un ipersviluppo della muscolatura del massetere, che abbiamo detto essere un muscolo, una lamina di muscolo che parte dallo zigomo e va ad attaccarsi all'angolo della mandibola, ed è un muscolo potentissimo
che è in grado di applicare delle forze che arrivano anche a 80-100 kg per centimetro quadrato. E se quindi, se vediamo ad esempio nel circo che ci sono persone, uomini che tengono un manubrio, tengono una persona appesa col massetere, quindi grazie a questo muscolo che riesce a supportare un peso così grande, quindi... Sì, è vero, è verissimo, ma è impressione, sai che non ci avevo mai pensato, è vero. Eh sì, però per noi persone normali considerate che appunto far lavorare troppo questa muscolatura con queste apparecchiature sì ti faranno sviluppare questi muscoli, quindi ti diventa la faccia quadrata come quella di, c'era il famoso attore Ridge, no? Ti diventa questa faccia quadrata, però occhio perché in questi muscoli che sono così tonici appunto passano delle fibre nervose che vengono compresse e passa il dotto escretore della ghiandola parotide, che è una gran ghiandola importantissima che serve proprio per fornire la maggior quantità di saliva della nostra bocca e che serve per svolgere tante funzioni. Andate a vedere la diretta che facemmo tempo fa con Petra su questo argomento. E quindi in questo caso si può avere una strozzatura di questo dotto escretore, quindi come vi dicevo prima ci può essere la formazione di calcoli, ristagno di saliva, infezioni, quindi è una cosa molto molto seria, per cui assolutamente non, direi di non acquistare questo prodotto assolutamente. Quindi più che altro invece concentriamoci sullo yoga facciale, che invece mi sembra molto più controllabile e dominabile, anche perché appunto è molto più graduale. Ho una domanda che chiedono: può peggiorare o far venire il bruxismo, questo secondo te? Sì, assolutamente, proprio perché il bruxismo è un serramento e un digrignamento dei denti molto molto forte, che tra l'altro considerate che si sviluppa proprio partendo dall'ipertono dei muscoli, quindi il muscolo massetere è la causa del bruxismo e quindi questo serrare, digrignare così forte, se noi lo rendiamo bello tonico, molto molto tonico, ecco che una delle problematiche può essere proprio questo. E quindi il discorso che vi dicevo prima, anche il dolore all'articolazione temporomandibolare, l'usura del disco che c'è in mezzo alle articolazioni, l'ipertono dei muscoli, la cefalea, cioè guardate, è tutta una cosa a catena, perché chiaramente noi siamo tutti concatenati, quindi un muscolo è attaccato all'altro. E quindi sì, brava, proprio può essere così. Ok, vediamo se c'è ancora qualche domanda, altrimenti questa diretta voleva essere giusto così a titolo informativo per scambiare opinioni con un'esperta e vedere cosa ne pensa lei di questo attrezzo, visto che mi è stato chiesto e anche io ero un po' curiosa di saperlo, anche se anch'io ero già dell'opinione che sicuramente bene non può fare. Vediamo se c'è ancora qualche domanda. È stato interessante anche per me, perché io non lo conoscevo questo attrezzo, quindi è stato molto utile. Ecco, ovviamente tornando alla signora, scusate, ma io non vedo i nomi perché non vedo passare le domande. Ho il telefono, anche io non vedo, quindi sono Conectata con diversi dispositivi stasera. Sì, sembra sei alla NASA te. Sì. Allora, dicevo, poi ovviamente quando si sviluppa un ipertono dei muscoli, dopo dobbiamo portare il bite proprio per, quindi un altro apparecchio con la forma dei denti, che serve proprio per distanziare le due arcate dentarie ed evitare che questa muscolatura sia così contratta. Quindi è un apparecchio che serve invece per rilassare la muscolatura dei masseteri. Quindi veramente da una parte provochiamo un danno e dall'altra poi ci tocca cercare di rimettere a posto e ripeto, per le immagini che ho visto e quindi per l'ipertono e l'ipertrofia si chiama anche, quindi il fatto che le fasce muscolari tendono a gonfiarsi e diventare più grosse, più toniche, ecco, questo può essere sicuramente una problematica. Sì. Giusto per chi si è collegato adesso, stiamo parlando praticamente sì di questo, c'è anche un'immagine tra i denti. Vediamo se ancora qualche domanda, altrimenti io, Francesca, grazie, sei chiarissima ed esaustiva come sempre. Bene, mi fa piacere, perché insomma mi sembrava appunto un argomento molto importante, soprattutto se te l'hanno chiesto in diversi, perché effettivamente questa pubblicità sta girando in modo abbastanza invadente, sì, diciamo, e quindi... Sì, questo attrezzo tra l'altro non è nuovo, ho visto che comunque era presente sul mercato già da almeno 2 anni.
Però appunto è interessante parlare anche di questo, non solo magari di esercizi di yoga facciale o il resto, ma è interessante anche analizzare e vedere queste cose da altri punti di vista e l'utilità o inutilità delle cose che si trovano in commercio. Quindi no, no, sono soddisfatta Certo. di aver fatto questa diretta. Bene, bene, no, anch'io se posso dare una mano molto volentieri, perché veramente la salute è la cosa più importante che abbiamo, adesso lo stiamo vivendo a maggior ragione, quindi sicuramente il prendersi cura, la consapevolezza e il prendersi cura del proprio corpo, del proprio viso è sicuramente una cosa importantissima, ricordandoci che poi, come dico sempre, siamo tutti collegati, quindi un problema relativo al viso o ai denti o a varie altre strutture, ovviamente non è che rimane confinato nella regione della testa, ma può ripercuotersi anche lungo appunto la colonna vertebrale, lungo la muscolatura della schiena, delle spalle. Quindi è tutta una serie di piccole problematiche o grosse anche problematiche che magari può essere difficile poi capire appunto quale era effettivamente l'origine. Quindi non ci andiamo a causare danni. Esatto, io non vedo altre domande, mi scuso se per caso ce ne sono perché oggi siamo in esclusiva con Zoom, quindi perché oggi la tecnologia ci ha dato un po', ci ha disturbato, però alla fine siamo riusciti a trovare comunque una soluzione per fare questa diretta ed è già questo un raggiungimento ottimale. Assolutamente, io non sarei riuscita. Hai armeggiato, sei stata bravissima. Quindi se c'è qualche altra domanda mi scuso, risponderemo eventualmente successivamente. Quindi anche tu, Francesca, ti riporterò se ci saranno domande. Certo. Io direi che possiamo anche concludere perché abbiamo spiegato e hai dato tu una risposta, il tuo punto di vista, la tua opinione. Quindi ribadisco, prestiamo sempre attenzione a quello che vediamo e consultiamoci prima con un esperto e chiediamo a lui anche suggerimenti e consigli, cosa ne pensa. Visto che poi Certo. appunto si tratta della nostra salute, che si tratta di denti, di pelle, di piedi, capelli, quindi. Sempre affidarsi all'esperto, assolutamente. Va bene, mi ha fatto molto molto piacere aver contribuito a fare un pochino di chiarezza. Volevo dire che questo è stato sia il mio punto di vista, ma anche il punto di vista di studi comunque che io sono andata a ricercare proprio per dire le cose nel modo corretto. Quindi, comunque ho fatto una piccola ricerca dove sono andata a vedere proprio quelli che erano gli studi relativi a questo tipo di apparecchiatura o cose simili e che cosa potevano, provocare. Va bene, Francesca, ti ringrazio tantissimo. Un grazie. Grazie mille a voi, è stato un piacere come di consueto. Alla prossima, ciao. Ciao, grazie, ciao ciao. Bene, allora, grazie ancora a Francesca e grazie a chi ci ha seguito. Spero che siete riusciti a vederla e mi scuso ancora per le piccole imperfezioni della tecnologia, però insomma alla fine siamo riusciti a fare questa diretta. Noi ci vediamo alla prossima. Se avete qualche domanda o vorreste, avete qualche diretta da proporre, qualche argomento, come ad esempio questa diretta è stata fatta proprio perché dei miei allievi mi hanno chiesto suggerimento, quindi ho pensato che sarebbe interessante fare una diretta con questo argomento. E se avete altri suggerimenti che potrebbero essere di vostro interesse, scrivetemi in privato e vedrò di organizzare una diretta parlandovene io, dandovi io una risposta oppure convocando qualche esperto in materia. Ok? Vi mando un abbraccio grande, grazie per aver seguito questa diretta, in diretta o in differita, e alla prossima. Buona serata. Ciao, ciao, ciao.